tristezza ce l'è passata. Credevo che lo schifo che mi hai messo addosso finché ho appena visto non sarebbe mai finito. Victor! Victor! Sono qua giù! Ciao, Victor! Ma che cosa sei tu? Che cazzo sta succedendo? Io mi chiamo Prepuzio. Prepuzio? Aspetta un secondo, ma... Ma sì, a te mi ha regalato RaveTube, sei una delle sue facce da cubo, quei pupazzetti che fa col cartone. Ma perché stai parlando? Oh, ma io non sono più una semplice faccia da cubo inanimata creata da RaveTube. In realtà il film che hai appena visto è stato talmente devastante per la tua psiche che hai trasferito in me la tua parte più rabbiosa. E così ho preso vita. Momento. Quindi tu saresti la mia rabbia incarnata in un pupazzetto di cartone? Significa che adesso non dovrò incazzarmi per recensire questo film? E lo farai tu? Nah, ti sto prendendo per il culo. Io in realtà sono solo un pezzo di cartone inanimato. Mi senti parlare perché sei impazzito dopo aver guardato Cell. E tra parentesi, la recensione incazzata te la devi smazzare tu. Sfigato. Ah. Beh, dopo la merda che ho visto un po' lo sospettavo. Allora, oggi voglio parlare di un film che mi interessava parecchio perché si tratta della trasposizione cinematografica di un romanzo del 2006 scritto da Stephen King che quando lesse all'epoca mi piacque non poco. Lo so, in tanti lo ritengono uno dei libri più brutti scritti dall'autore, ma io non sono d'accordo, non credo che sia né il suo peggiore, ma nemmeno il suo migliore, sta nel mezzo e io l'ho trovato molto carino. Sto parlando della pellicola del 16 per la regia di Todd Williams ed è Cell. Allora, io speravo che con questa trasposizione avrebbero fatto qualcosa di quantomeno decente, invece sono andato in sala a vederlo e mi sono ritrovato di fronte ad una specie di Liquidator 2000 caricato a merda, sequela sparata direttamente nella coclea, vi giuro. Guardare questo film è stato come lavarsi i denti con uno spazzolino realizzato con le setole pubbliche di un cinghiale, come uno sformato di merda di scimmia con sopra delle caccolette di Fennec, e piuttosto che riguardarlo mi siederei a palle nude su un geyser in eruzione, cazzo. Ma siccome non voglio che un embolo mi porti via prima del tempo da questa fredda terra, vorrei andare con ordine e spiegarvi pacatamente perché Cell è una merda colossale! Ti avrebbe fatto comodo adesso aver trasferito sul serio la tua parte rabbiosa dentro di me, vero? Vaffanculo, Prepuzio! Dunque, in origine Cell avrebbe dovuto dirigerlo Eli Roth, perché lui è un grande fan di Stephen King e gli piaceva molto questo romanzo, ed effettivamente la trama di Cell è simile a quella di un B-movie, solo realizzata in maniera più consapevole e accattivante. Sapete quanto Eli Roth ami B-movie e quanto cerchi di ricreare l'atmosfera nelle sue creazioni, quindi era tutto pronto, Roth stava per iniziare a lavorare al progetto, ma i Weinstein, produttori della pellicola, manifestarono una diversa idea di intendere la realizzazione del film. Roth non era d'accordo e quindi pacificamente si tolse dal progetto, e a me spiace perché Roth mi piace tantissimo, sicuramente sarebbe stato in grado di rendere in maniera interessante questo Cell. E che cosa faceva Weinstein? Puntano tutto su Todd Williams. E chi cazzo è Todd Williams? Potreste chiedere, giusta domanda. Non è un regista particolarmente famoso, oltre a questo Cell di noto diretto solo Paranormal Activity 2, non certo un capolavoro, però chi se ne frega, la sceneggiatura era coscritta insieme ad Adam Callea dallo stesso Stephen King, non che questa sia una garanzia, però del cielo, King è lo stesso che ha rinnegato la trasposizione di Shining di Stanley Kubrick perché non fedele al romanzo, e ha lavorato quella puttanata di miniserie televisiva che lo considera più fedele al libro. Certo lo è, ma fa anche molto, ma molto cagare, anche perché a me Shining come libro non piace affatto, però lì penso che siano gusti, sicuramente è più bello il film di Kubrick, penso che su questo siano tutti d'accordo, il respiro che ha quella pellicola è impressionante. Comunque sia, pensavo che con questo Cell avrebbe fatto qualcosa di buono, che non avrebbe stuprato nel culo la sua stessa opera, eppure mi sbagliavo, cazzo! Va detto che le aspettative mi si sono ammosciate notevolmente quando, guardando il trailer, mi sono reso conto che il protagonista del film, Claire Rydell, era interpretato da John Cusack. Allora, non che io abbia qualcosa contro John Cusack, però lo ritengo una specie di Nicolas Cage, ma meno faccia la culo. La sua espressività è la seguente. Sarà che è doppiato Oreste Baldini, che ha questa voce stridula e che quindi rende il personaggio ancora più insopportabile, nonostante Baldini sia un ottimo doppiatore. Però diciamo che non è che mi faccia impazzire John Cusack. Ecco, molti invece erano contenti perché in questo film c'è anche Samuel Jackson che interpreta Tom, e ancora una volta Cusack e Jackson tornano insieme in un film tratto da uno scritto di Stephen King dopo 1408, film mediocrissimo che però io mi porto nel cuore.
cuore, obiettivamente ritengo che sia realizzato abbastanza con il culo, però quando lo vidi all'epoca mi piacque tantissimo, devo essere sincero, e ancora oggi lo guardo volentieri quando lo passo in televisione, però scindo l'emozione che mi provoca da quello che è effettivamente. E avviso che ci saranno spoiler in questa recensione, quindi se per caso voleste vedere il film, fatelo prima di guardare il video, non che ci sia molto a spoilerare, però comunque mi sembra giusto avvisarvi. Allora, che cosa succede? Il film inizia con John Cusack in aeroporto con questa sua espressività fantastica che fondamentalmente chiama la moglie, sembra che va tutto bene, ma all'improvviso ci rendiamo conto che in realtà le cose non sono idilliche come sembrano, loro pare che non stiano più realmente insieme, lui quindi vuole parlare con il figlio, solo che cade la linea e allora va al telefono a gettoni dell'aeroporto, chiama la moglie, ma all'improvviso che cosa succede? Vede che tutte le persone che all'inizio venivano mostrate al cellulare, come a dire che la nostra società è una società schiava degli smartphone, anche se in realtà il libro è uscito quando gli smartphone ancora non erano diffusi, e per cui la prima inquadratura mostra tutti al telefono, ma è effettivamente vero, nel senso che se andate in giro vedete un sacco di gente appiccicata allo schermo del telefono, e io sono tra questi, io sono un super dipendente dallo smartphone, mi rendo perfettamente conto. Sta di fatto che vediamo per appunto lui che inizia a vedere le persone che impazziscono, non capiscono più un cazzo, addirittura alcuni diventano aggressive ed è un bagno di sangue, io ero lì tutto gongolante, perché era esattamente così che iniziava il film, non in un aeroporto, ma non importa, anche se mi cambia la location non mi interessa nulla se la sostanza rimane la stessa, e c'è una violenza incredibile. Tra l'altro il film è vietato fino ai 14 anni. Quando ho visto questa esplosione di violenza all'inizio ho pensato, porca di quella puttana, non credevo che lo avrebbero reso in maniera tanto fedele, gente che mangia la gola a un passante, oppure la tizia che per chiamare il 911 viene fondamentalmente circuita da questo segnale che viene messo all'apparecchio e inizia a spaccarsi la faccia contro il muro fino a frantumarsi completamente i denti. Insomma, i primi due minuti del film li ho trovati abbastanza soddisfacenti, a parte queste inquadrature nei titoli di testa con la camera a mano fastidiosissime, con queste cazzo di bande nere che coprivano un quarto dello schermo in cui comparivano i nomi degli attori, del regista e quant'altro. Ma perché dei titoli di testa così brutti? Ma che cazzo avevano in testa? Cioè, è come se all'improvviso avessero pensato: allora, com'è che posso rendere bruttissimo il film già dei titoli di testa? Mettiamo queste bande nere merdose, vai vai, grafico, mettiti all'opera! Ma superato lo shock delle bande nere, il film sembrava essere effettivamente accattivante, fino al momento in cui John Cusack non si rivolge verso la vetrata dell'aeroporto e non vede due eri che si scontrano con l'effetto digitale più brutto che io abbia visto nella mia vita in un film con un budget dignitoso. Io vi giuro, nemmeno gli effetti visivi scabrosi di Left Behind erano così brutti, e io a Left Behind ho dato zero. È una cosa allucinante, proprio neanche se l'avessero disegnato con Paint sarebbe venuto così poco credibile. In quel momento mi è morto il cuore. Ti prego, fa che non ci sia uso massiccio di effetti visivi, perché altrimenti io mi martello le palle con il contenitore di popcorn! E c'era Arianna che era a fianco a me e all'inizio si era spaventata perché non si aspettava un'esplosione di violenza. Quando ho visto l'aereo che esplodeva in quel modo orripilante, si è girata verso me e fa: ma che cazzo è un film dell'Asylum? Vi giuro, nemmeno nei film tipo Mega Shark, VS Giant Octopus ci sono effetti visivi così terrificanti. Ma fatto male, ma con che cazzo di coraggio mandi in sala un film con effetti così brutti? Ma se piuttosto prendi due modelli d'aereo e falli cozzare contro di loro sarebbe stato decisamente meglio. Comunque sia, John Cusack scappa, va in metropolitana e incontra queste persone dentro al vagone che iniziano a dire: ah, che cosa facciamo? Oh mio Dio! E iniziano a pensare: secondo voi si è diffuso ovunque? Oh, non lo so, ma diffuso che cosa? Cioè, è successo tutto da un minuto e già si mettono a parlare di diffusione. Cioè, in quel momento lì la gente dovrebbe urlare, raccomandarsi a tutti i santi senza sapere di che cazzo si tratti. È un'apocalisse che nei primi secondi sembrava effettivamente ben realizzata, ma invece poi mostra delle reazioni umane allucinanti. Tutti che subito sembrano
sembrano essere consapevoli del fatto che c'è qualcosa che si sta diffondendo. Cioè io in quel momento sei stato lì a dondolarmi in un angolo e neanche avrei saputo che cosa cazzo pensare. Cioè questo qui si è visto nel giro di un secondo persone che si mangiavano tra di loro e altre che ammazzavano le persone che passavano con dei coltellacci. Cioè seriamente, ma che cazzo mi significa? Comunque, chiede se c'è conducente, arriva Samuel Jackson. Tu fai: oh, Samuel Jackson, finalmente, speriamo che alzi il livello. Ma anche lui si perde in questi dialoghi allucinanti. Allora, siccome tutti non sanno cosa fare, Jackson e Cusack decidono di andarsene. Con loro viene questo ragazzo che dice che fa il DJ. E io ho pensato: chissà quanto durerà questo ragazzo, un minuto e mezzo forse in tutta quanta la pellicola. Oltretutto è bello che arrivano alla fine del tunnel e vedono in controluce queste persone che si muovono nella maniera più dinoccolata possibile. Ma una roba tipo questa. E li vedi che non sono persone che stanno bene, che non sono neanche più male, anche se non le vedi in faccia. Il ragazzo che cosa fa in questo momento? Si avvicina e urlando dice: ehi, siete normali? Ma che cazzo di domanda è? Sei in un apocalisse dove ci sono creature mezzo zomboidi o comunque che fanno del male alla gente anche solo se provi a toccarle o ad andare vicino loro, e tu chiedi a questi tizi dinoccolati che palesemente non sono più persone normali se stanno bene, se sono normali? È giusto che tu venga preso nel petto da una cetta, come succede un secondo dopo? Porca puttana, te la vai a cercare, hai contravvenuto alla prima regola dei film horror, ovvero farsi i cazzi propri. Nei film horror chi non si fa i cazzi propri viene ammazzato come uno stronzo. E quindi, caro mio ragazzo DJ Liquid, come cazzo ti chiami, te la sei cercata! Chiuso che Jackson scappano in superficie con questi mostri che li inseguono, vanno nella casa di Cusack e si barricano dentro, cercano di calmarsi. C'è Cusack che chiede a Jackson il cellulare perché il suo è morto, perché vuole mandare un messaggio alla moglie e al figlio. Ora, sai che probabilmente i telefonini hanno causato tutto questo, non si sa bene come mai sono riusciti a capirlo così freddamente, però effettivamente bastava guardare il settore per capire che tutti quelli che erano al telefono hanno ricevuto qualcosa che li ha cambiati profondamente. Questo segnale che sentiamo all'inizio, un segnale molto fastidioso, peraltro è vero che il tutto è stato realizzato bene, però mi faceva un po' ridere il modo in cui le persone iniziavano a schiumare, a fare così quando c'è questo segnale, però ci può stare. Quindi, che cazzo chiedi il telefono se sai che potrebbe essere pericoloso? Però posso anche arrivare a capire che la voglia di sapere se la famiglia stesse bene ha avuto il sopravvento sul buon senso, ci può stare. Allora cosa fa? Manda un messaggio e subito ne riceve uno tutto sgrammaticato, con scritto: ora, questo è un chiaro segnale che la persona dall'altro capo del telefono non sta proprio benissimo, però lui non vuole perdere speranze. Poi Samuel Jackson gli dà un consiglio da vecchio saggio meraviglioso: ehi John Cusack, metti il mio telefono nel freezer, la batteria durerà di più. Ma che cazzo consigliere? Ma chi te l'ha dato? Il gemello scemo di Salvatore Ranzulla? Ma dai, una di quelle cose che fai e poi ti si spacca il telefono. Però siccome John Cusack ha reso il suo personaggio particolarmente scemo, con questa espressione sempre con gli occhi socchiusi e la bocca aperta, sarebbe stato bellissimo se Claire Edel avesse deciso di seguire quel consiglio e poi nel riprendere il telefono si fosse sbagliato in un secondo momento, quando fosse stato inseguito dai mostri, avesse tirato fuori il tutto, si fosse reso conto di aver fatto un errore, una cosa tipo questa: oh mio Dio, i mostri mi stanno seguendo, l'unica mia speranza è tirare fuori il cellulare, fortuna che... cazzo! Alla fine John Cusack segue effettivamente il consiglio di Samuel Jackson, mette il telefono nel freezer e arriva questa ragazza che abitava al piano di sopra, tutta sconvolta, coperta di sangue perché ha appena ammazzato la madre, che si è tramutata in una di quelle creature. Allora la fanno entrare, cercano di tranquillizzarla e John Cusack continua a ripeterle ossessivamente la stessa domanda: oh, ma stai bene? Sembrava uno di quei giornalisti sciacalli che quando c'è un delitto vanno da un parente della vittima a chiedere se sta bene. Ma ti sembra che può star bene una che è appena stata costretta ad ammazzare la propria stessa madre? È una ragazzina, sarà leggermente sconvolta, tant'è vero che a un certo punto anche lei dice: se sto bene? Se sto bene? No che non sto bene. Che cazzo pensi che ti risponda? Comunque sia,
sono lì che speculano su quello che è successo, si chiedono se sia un attentato terroristico, appurano che effettivamente è stato il segnale mandato dai cellulari che ha fondamentalmente annullato l'identità di ciascuna di quelle persone, trasformandole in individui folli e violentissimi. Non si sa perché, non si sa per come, non si sa da dove sia arrivato. E devo dire che questa è una cosa che è anche abbastanza interessante, sinceramente. Mi piace quando non spiegano bene il motivo di un'apocalisse. L'importante è che ci siano certe creature che bisogna evitare, un po' come in The Walking Dead. Non mi aveva dato fastidio il fatto che né nella serie né nel fumetto abbiano spiegato da dove sia arrivato il virus, perché non è quello l'importante. Comunque, proseguono con le speculazioni, a un certo punto si sente uno squillo di telefono dal freezer. Ora, io non sono un esperto di tecnologia, ma davvero un cellulare, se lo metti nel freezer, non si sfonde, addirittura inizia a ricevere le chiamate? Allora vedi che guardo il telefono, c'è scritto sconosciuto e lo lasciano lì. Finalmente i personaggi non fanno una cosa idiota. Ora, a un certo punto vanno e si mettono in cammino perché John Cusack vuole andare dalla sua famiglia. Ci sta, è giusto, vuole capire se stanno bene oppure no, anche se ha il sospetto che siano morti, e arrivano in strada e a un certo punto si nasconde dietro l'angolo perché c'è un gruppo di quelle creature che peraltro vengono inquadrate per un minuto mentre fanno i loro gesti assurdi, sono lì tutte così che si muovono come se fossero le tarantole ficcate su per il culo, e a un certo punto arrivano questi due in moto rombando come dei pazzi andando incontro alla folla. Ora, a parte il fatto che suppongo che il casco non ti renda cieco e che tu veda che c'è una folla di mostri ad aspettarti, ma poi nell'apocalisse con creature suscettibili ai rumori tu vai in giro con l'Harley Davidson scorreggiona? Ma no, scusatemi, non sarebbe stata meglio una cosa del genere? Ehi Pete, stavo pensando che forse è meglio se non facciamo casino con quelle creature suscettibili ai rumori da fuori. Che ne dici, Pete? Vi posso assicurare che tutti i personaggi, dal primo all'ultimo, commettono delle puttanate allucinanti. Io vi giuro, non riesco a capire come sia possibile una cosa del genere. Allora proseguono con la camminata e arrivano davanti a questa casa dove per l'appunto c'è un cartello che avvisa che ci sono delle armi dentro. Fondamentalmente un cartello che non so per quale motivo uno metta, ma vabbè. E allora qui c'è la battuta più bella che ha fatto Samuel Jackson in tutto il film, che forse è la sola che vale il prezzo del biglietto, ovvero lui che guarda gli altri e dice: sono un nero con un piede di porco in mano, io lì non ci entro. Samuel Jackson, tu hai vinto tutto. Però lo stesso entrano, vedono che sono tutti morti in casa, fanno riferimento delle varie armi che riescono a trovare, escono e poi trovano in cortile un ragazzino seduto immobile di spalle sull'altalena che non emette un suono. Ora, caro John Cusack, hai visto poco prima un ragazzo che, siccome non si è fatto i cazzi suoi, è stato accettato in pieno petto. Cos'è che non devi fare? Esatto, non devi rompere i coglioni a quella persona sospetta, e invece no, gli dice: ehi, ehi, ehi. E naturalmente cosa succede? Che quel ragazzino era un fottuto mostro che sparava impulsi dalla bocca, e una volta ucciso lui, ecco che tutti gli altri si fanno vivi e loro sono costretti a scappare. Adesso, io penso che questo film possa ispirare un nuovo programma su Real Time. Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Non sapevo che ci fosse l'apocalisse. Non avevate la minima idea che fuori dalla vostra abitazione si fosse scatenata la fine del mondo con tanto di creature simili a zombie pronte a farvi il culo? Niente paura, questo è il programma che fa per voi. Oggi analizzeremo alcune semplici situazioni che dovete evitare se volete rimanere vivi e non farvi uccidere come degli stronzi. Ciuffo di merda, ciuffo di merda. Cameraman! Immaginatevi di trovare all'improvviso una persona immobile girata di spalle che non risponde ai vostri stimoli uditivi. Che cosa potete fare? Sicuramente la cosa che assolutamente dovete evitare di compiere è chiamare questa persona o metterle una mano sulla spalla, altrimenti ve la sgagna via. Brutte teste di cazzo. E i rumori? I rumori sono assolutamente vietati quando si parla di zombie e similia. Evitate quindi di girare suonando il trombone oppure con un tamburo. Mi raccomando, sintonizzatevi ancora una volta domani per avere altri consigli utili sull'apocalisse. Truccatrice, trucca. Ah, già c'è l'apocalisse. E vabbè. Così. Riesco
riescono miracolosamente a scappare, non si sa bene come, e alla fine, vagando, arriva la sera e trovano questo campus, questa scuola privata, dove c'è un solo studente in vita insieme al preside, e sentono una musica e chiedono dove arrivi. Allora portano i protagonisti davanti a questo campo da calcio, dove c'è una distesa di questi infetti, chiamiamoli così, addormentati, che diffondono dai loro telefoni e dalle loro bocche, come se loro stessi fossero dei telefonini umani, una musica. Ora, con tutte le musiche che si potevano diffondere, proprio quella del trololo, trololo, si diffonde quella musica ossessivamente. E questo è anche una sorta di scherzo malato, perché sentendo quella musica ho pensato: oh mio Dio, Todd Williams si è reso conto che film faceva cagare e ha messo musica trololo per far capire che siamo stati trollati, e adesso parte il vero film. E invece non è partito un cazzo, sono partite solo ulteriori puttanate, come ad esempio il ragazzino del direttore, che dal nulla hanno deciso che gli esseri si stanno evolvendo, che adesso loro trasmettono addirittura impulsi elettromagnetici dal corpo, e che si stanno organizzando come un'unica mente collettiva, perché effettivamente quando sono stati inseguiti i protagonisti dopo aver sparato il bambino sull'altalena dagli infetti, si sono resi conto che emanavano questi impulsi dalla bocca e si muovevano come una sola mente, quindi come se fossero le api di un alveare, cosa che potrebbe anche essere figa se non fosse resa in maniera idiota, con questi qui che si guardano e fanno... Cioè è una roba veramente stupida da vedere, è proprio idiota, e poi soprattutto una cosa talmente complessa che non capisco come il direttore sia riuscito a capire in maniera così precisa come va a spiegare ai protagonisti. Sta di fatto che io innanzitutto, quando ho visto il campo da calcio pieno di persone, mi sono chiesto: ma perché non le hanno ammazzate? Ed effettivamente poco dopo hanno l'idea: prendere l'irroratrice con cui bagnano l'erba nel campo da calcio, metterci dentro la benzina e dar fuoco a tutti. Sì, non è un'idea malvagia, ma io avrei preferito qualcosa di un po' più sicuro che dare fuoco a un cazzo di campo da calcio. Ma ti rendi conto di quello che può succedere se dai fuoco a un intero campo da calcio? E se uno di questi infatti si alza e ti viene incontro mentre nelle fiamme, che cazzo fai? Ma loro questo non interessa, e allora che cosa fanno? Prendono l'irroratrice, iniziano a irrorare tutti quanti i mostri, poi escono, gli danno fuoco, prende tutto fuoco con un effetto speciale, talmente brutto, visivo perché speciale, talmente brutto, talmente scabroso, talmente malfatto da diventare quasi affascinante. La scena sarebbe dovuta essere questa. Ehi Jim, ma che cos'è quello? Quello, amico mio, è un effetto digitale realizzato con il culo. Bellissimo. Come volevasi dimostrare, mentre tutti i mostri prendono fuoco, alcuni si alzano e corrono verso i protagonisti. Loro, poverini, non credevano che questi mostri si sarebbero alzati. No, perché il direttore aveva detto che se anche loro avessero sparato in testa uno di quei cosi, non si sarebbero svegliati, perché di notte erano docilissimi. Il problema è che forse ti ha anche detto che si stanno evolvendo a una velocità disarmante, che prima o poi avrebbero smesso di essere docili di notte, che l'hanno iniziato a cacciare anche con il buio. Allora che cosa cazzo ti viene in mente di andare a dare fuoco nel sonno? Piuttosto spara lentamente a ciascuno di loro, tanto hai un arsenale allucinante, lo so, vedi, con un coltello, lo so che sono tanti, li ammazzi nel sonno in quella maniera, ma non dargli fuoco in quel modo. Infatti il risultato qual è? Che uno di quegli infetti va contro l'irroratrice piena di benzina, che esplode e secca il direttore, che era un personaggio che mi stava anche abbastanza sulle palle. Quindi se ne vanno quelli che sono rimasti in cerca, per l'appunto, della famiglia di John Cusack. E quello che fino a questo punto mi ha più imbarazzato del film è che, nonostante fosse iniziato da un po', nonostante i personaggi fossero insieme da diverso tempo, non mi sembrava di vedere empatia tra loro. I personaggi sono realizzati veramente male, per non parlare della regia, che è semplicemente scabrosa, porca di quella puttana, una roba inguardabile. Io vi giuro, ero allibito per quanto era brutta, con scavalcamenti di campo, cameramano tenuta mossa talmente male che non si capiva un cazzo di quello che succedeva quando i telepazzi, perché così vengono chiamati gli infetti, andavano addosso alle persone. Insomma, veramente una cosa terrificante, musiche fuori luogo che non mettevano ansia, non mettevano tensione, insomma una roba
a dir poco allucinante, e reazioni umane sminchiate dall'inizio alla fine. Quindi cammina che ti cammina, cammina che ti cammina, arrivano in questo posto dove dormono, e a un certo punto John Cusack si alza perché sente un rumore, va in questo bagno pubblico e vede questo tizio con una felpa col cappuccio rosso che si sta facendo fare un pompino da una delle telepazze, si gira e ha la faccia tutta sfondata. Insomma, è una sorta di versione porno horror maschile di Cappuccetto Rosso malata nel cervello. Già me la vedo, Rocco Siffredi presenta Cappuccetto Rosso Pompinaro. Dopo che John Cusack racconta distrattamente il sogno che ha avuto e che l'ha svegliato, ecco che scopriamo due cose. La prima è che tutti hanno sognato il tizio incappucciato. La seconda è che Clay, cioè John Cusack, che è un fumettista, riconosce in quel tizio il mostro, il profeta dell'apocalisse, dell'inferno, che aveva creato nella sua graphic novel. Colpone di scena. Nel libro questo personaggio, che viene chiamato il presidente di internet, ricalca un vizio di Stephen King, ovvero quello di far cicciare fuori, quando c'è un'apocalisse nei suoi libri, un personaggio che raduna tutti i sopravvissuti più malvagi. In alcuni è Randall Flagg, quello della Torre Nera, ma non solo, anche quello dell'Ombra dello Scorpione, e poi ce ne sono altri, tra cui questo presidente di internet. Ma nel libro il tutto era spiegato in maniera un pochino più inquietante. Qui invece ciccia fuori a metà film, e solo in alcune occasioni, e non fa paura, non è niente, non è nessuno, non viene spiegato chi sia. Insomma, che senso ha inserire un personaggio del genere se non gli dai un minimo di significato? Non lo so. E allora continuano a camminare. È uno dei road movie più pallosi che abbiamo mai visto. Arrivano in questa baita e praticamente entrano dicendo: siamo americani, grazie al cazzo, state andando nel Maine. Quindi che cosa dovete essere? Quindi entrano, e perché vabbè, quello era un posto in cui c'erano molti inglesi, però mi ha fatto ridere come frase. Entrano e iniziano a parlare, ubriacarsi, e fondamentalmente ci sono dei messaggi che sono stati inseriti in giro, che dicono di andare in un posto dal nome impronunciabile, che è tipo Swash Swash Swash, e quindi loro iniziano a dire ossessivamente: dobbiamo andare a Swash Swash Swash. Vi giuro che suonava così, per cui devono andare a Swash Swash Swash, e fondamentalmente inizia a diffondersi un po' la psicosi, perché tutti stanno sognando un uomo incappucciato, e Samuel Jackson, ubriaco come la merda, dice: lo sapete che lui l'ha disegnato prima che finisce il mondo? Naturalmente tutti sono abbastanza diffidenti nei confronti di John Cusack, che va a dormire, e c'è questa scena allucinante di questa vecchia del merda che a un certo punto si alza perché sente un rumore. Ragazzi, possibile che in questo film nessuno abbia capito che un chilo di cazzi proprio, un bel sacchettino con un fiocchetto rosa chiuso dove sigillarli, forse sarebbe il caso di averlo, di farseli, perché cazzarola, questa va lì, sente un rumore, appoggia l'orecchio alla porta, e si scopre che adesso i mostri si sono evoluti, e fondamentalmente sparano l'impulso fuori dalla bocca in modo da reclutare altri come loro, trasformando gli esseri umani, e quindi vengono massacrati un po' tutti i personaggi secondari, che non sono carne da macello, quelli che incontri la baita, che non si sa il nome, non si sa chi sono, non è niente, vengono uccisi e neanche ti frega di averli mai visti. E oltretutto, dopo tutto questo casino, viene colpita in testa fortissimo dalla vecchia del merda, la ragazza Alice, quella che si è unita al gruppo che aveva ammazzato la madre all'inizio, e praticamente muore perché ha una commozione cerebrale che la uccide, e il personaggio era talmente inutile, insulso, che fondamentalmente non mi ha lasciato nulla, e serviva solo a far parlare a John Cusack che dire che si era separato la moglie perché la sua vita era una merda, aveva fatto un po' come Kevin Spacey in American Beauty, con la differenza che aveva abbandonato la famiglia e poi si è ritrovato nell'apocalisse. Insomma, il senso di quel personaggio non esiste, così come tutti i personaggi di questo film di merda. E loro allora scappano ancora, finché non arrivano nel bosco e trovano quello che è il personaggio più bello di tutto il film, questo tizio fuori di testa in roulotte con una in camper con una tizia che ha incontrato, che dice che la soluzione è uccidere tutti i telepazzi e che lui, siccome furbo, non dorme da 6 giorni. Ma caro il mio pazzo stramboide, anche io sto sveglio per giorni e giorni interi, ma non c'entra niente l'apocalisse, si chiama essere un grande appassionato di serie televisive. E il pazzo stramboide nei suoi deliri parla anche del presidente di internet, ovvero l'incappucciato rosso che tutti sognano. La tizia che sta con il pazzo stramboide spiega che loro riescono a scappare dai telepazzi perché suo fratello si è trasformato in uno di loro,
loro se lo portano appresso, perché quando non c'è nessuno dei tre pazzi in giro è docile, quando invece ne arrivano alcuni inizia ad agitarsi per unirsi al branco. Allora John Cusack va a vedere questo tizio che è incappucciato, perché si scopre che i telepazzi, se ti vedono, trasmettono la tua posizione al presidente di internet, che cazzo è il nome, ma vabbè. E allora che cosa succede? Che all'improvviso, ecco che sentiamo la voce del figlio della telefonata che aveva fatto John Cusack all'inizio, e si sente chiamare. Allora lui, ovviamente, siccome è un imbecille questo personaggio, stacca, cioè toglie il cappuccio dalla testa del tizio, così mostra la loro posizione e li fotte. Il tizio viene ammazzato perché si stava agitando, la sorella si mette a piangere, nonostante secondo prima avesse detto che era più utile adesso di quanto non lo fosse prima, che era umano, quindi non sembrava molto affezionata. E sostanzialmente vediamo che scappano tutti con il camper, e il pazzo stramoide dice: ah, lo sapevo, eri tu, ma eri tu che cosa? Di questa cosa, questa frase, l'eri tu, questa sorta di profezia che lo stramboide inizia a millantare, ma non è proprio una profezia, è un qualcosa che gli è stato detto in sogno, non si capisce bene, non si sentirà mai più parlare. Io questa cosa sinceramente non la capisco. Sta il fatto che sembra che John Cusack sia il prescelto di qualcosa, e fondamentalmente a un certo punto il pazzo stramboide ferma il camper, fa segno a John Cusack di seguirlo, vanno in questa radura dove c'è un fiume, e il tizio dice: lo sapevo, eri tu, prendi questo cellulare, gli dà questo cellulare vecchio di quelli a conchiglia con dietro un bigliettino fissato con elastico, e dice: al momento giusto, e tu saprai quando è il momento giusto, fai quella chiamata al numero che c'è scritto sul biglietto. E poi si fa saltare in aria, così, senza motivo. Quindi John Cusack e il resto della combriccola vanno fondamentalmente alla casa della sua famiglia, perché finalmente arrivano a dove viveva, e scopre che in sostanza c'è un messaggio fatto con le formine colorate magnetiche sul frigo del figlio, che scrive che è andato a Wash e di raggiungerlo. Ora spiegatemi che senso ha perdere tempo a formare un messaggio con queste cazzo di letterine, e perché non prendere un biglietto e fissarlo al frigorifero? Non ha senso questa cosa, non vuol dire assolutamente nulla, porca puttana. Oltretutto puzza di trappola lontano un fottuto miglio. Poi John Cusack va su e in soffitta, non si è capito bene perché, viene attaccato all'incappucciato rosso. Arriva Samuel Jackson insieme all'ammazzo e scopre che in realtà era la moglie di John Cusack che si era trasformata in una telepazza. John Cusack non sembra poi così addolorato, allora si accascia sulla sedia in cucina e è lì che guarda il bigliettino fissato dietro al telefono che gli ha dato il pazzo stramboide. Samuel Jackson dice: che cos'è quello? E dice: me l'ha dato lui, ha detto di chiamare questo numero quando fosse stato il momento giusto. Sembrava una persona sensata, no, rendetevi conto, sembrava una persona sensata. Lo stesso pazzo stramboide che fin dal primo momento blaterava cose assurde, che non dormiva da 6 giorni e che a un certo punto ti ha dato un telefonino con delle istruzioni enigmatiche, si è fatto saltare in aria davanti ai tuoi occhi, sarebbe stata una persona sensata, non lo è stato dal primo istante in cui l'hai conosciuto. Di che cazzo stiamo parlando? E quindi John Cusack dice a tutti di andare e che lui se ne andrà a Wash. E quindi parte, va a Wash e arriva dove c'è questo ripetitore gigantesco. Ci sono un sacco di telepazzi che ballano in giro tondi. I telepazzi fanno questa cosa in questo film, fanno i giro tondi, cioè sono minacciosi in una data scena e nell'altra fanno il giro tondo. Vabbè, sono quelli che fanno il giro tondo. Allora lui attraversa la massa, va al centro dove c'è il ripetitore e vede il presidente in internet, lo cartella, gli spara, lo ammazza e dice: oh, ce l'ha fatta. E poi arriva il bambino. Arriva il bambino, lo trova, lo abbraccia, ma poi scopre che in realtà era tutta un'illusione. Allora vede il presidente di internet che lo guarda e vede il bambino che lo sta praticamente trasformando in uno di loro con l'impulso. Allora lui cosa fa? Sa che quello è il momento, chiama il numero giusto e prima avevano scoperto che nel furgoncino, nel camper, c'era una bomba, capito? Quindi
lui chiama il numero e la bomba salta per aria, fa saltare il ripetitore, muoiono tutti i telepazzi. La scena dopo è ci sono lui e il figlio che stanno camminando e seguono le tracce che Cusack aveva chiesto a Tom, cioè Samuel Jackson, di lasciare, ovvero le loro iniziali del gruppo scritte con la bomboletta gialla ogni 2 chilometri. E quindi il figlio dice: dove stiamo andando, papà? Stiamo andando in Canada. Io e Rihanna ci siamo guardati e abbiamo pensato: scusa, ma com'è possibile che questi siano sopravvissuti? Non capisco. E poi vedi che invece tutta una sorta di sogno, fantasia di John Cusack, che in realtà è stato trasformato in un telepazzo, non è saltato in aria nulla, ed è dentro al girotondo anche lui con questa musica allegra che inizia a ballare come un coglione. Io vi giuro, mi sono immaginato che questa fosse l'ispirazione per un nuovo musical di Broadway. Coglione! Il musical. Le sunshine, le sunshine, le sunshine. Insomma, un film semplicemente terribile, ignobile sotto tutti i punti di vista, insensato dal primo all'ultimo secondo, con interpretazioni terrificanti, quelle di John Cusack soprattutto, Samuel Jackson ancora poteva starci, ma lui è bravo e fa favore in ogni film in cui viene inserito, ma qui è un po' zoppicato perché la sceneggiatura è terribile, fa male pensare che sia stata coscritta dallo stesso Stephen King. Come ha fatto King a pensare di stuprare così tanto la sua opera, non lo so, con mutilazioni rispetto a quello che è scritto nel romanzo, semplificazioni allucinanti, insomma, trasposto nella peggiore maniera possibile. E piuttosto guardatevi il Signal, film del 2007 con una trama molto simile a questa, tanto fa pensare che fosse plagiato da Cell, ma molto più inquietante e interessante. Un film indipendente degno di nota, la regia di questo Cell è orribile, l'ho già detto, le musiche non hanno senso di esistere, non c'entrano niente con le scene, effetti digitali terrificanti, grazie al cielo, sono usati poco, insomma, una porcheria allucinante. Il mio voto per questo film è 3, non brutto come Left Behind, ma siamo più o meno lì. Ci sono stati momenti in cui si stava avvicinando a quei livelli di orripilanza, anche se non esiste la parola orripilanza, è il termine giusto. Quindi io sono quasi morto di infarto per registrare questa recensione, ma va bene così, non importa, era giusto, dovevo esprimere la mia indignazione. Quindi io vi abbraccio, grazie mille per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a scrivere qui sotto cosa ne pensate di questa cosa, perché non siete d'accordo, così creiamo la solita area di discussione. Fatemi sapere se anche secondo voi è un film così brutto, perché ho sentito alcuni dire che è guardabile. Secondo me non è neanche lontanamente guardabile, è qualcosa di agghiacciante. Quindi io, se da troppo, noi ci vediamo al prossimo movie vlog. Io adesso vado a morire da qualche parte perché questa incazzatura mi ha stroncato. Ciao a tutti. Ah, finalmente ho chiuso con questa merda. Prepuzio, eh? Credi davvero di esserti liberato di me? Beh, ti spiego.